La Bologna-Vignola, prima tranvia extraurbana della provincia di Bologna, fu aperta dalla ditta Rotondi Almagià fra il 1883 e l'88 a scartamento normale. Nel 1905 subentrò la società belga che nel 1907 inaugurò l'elettrificazione a 550 volt corrente continua. Nel 1927 la linea passò all'amministrazione provinciale di Bologna che nel 1938 trasformò la tratta da Casalecchio a Vignola da tranvia in ferrovia elettrica a 3000 volt corrente continua su sede propria, armata con rotaie da 30 kg metro. Direzione, deposito e sottostazione elettrica a Casalecchio, dove un cavalcavia a promiscuo stradale sovrappassava la linea porrettana dell'FS. Sempre nel 1938 subentrò l'ATM, azienda tranviaria municipale. Sono gli anni migliori per la linea. Ecco l'attraversamento che all'estrema destra porta al raccordo con il deposito FCV. Parallelo alla linea FS porrettana. Abbiamo detto dell'espansione della linea, ora vediamo nel lento declino. Con la seconda guerra mondiale la linea fu quasi distrutta, l'intero esercizio riprese solo nel 1955 e con energia elettrica fornita all'FS. Nel frattempo l'ATM aveva soppresso il tram rimasto fra Bologna e Casalecchio. Il 19 febbraio 1967 cessò anche il servizio passeggeri sulla FCV, rimasto a prestazione ai livelli anteguerra. Continuò il solo servizio merci. La linea nel 1975 entrò a far parte dell'ATC, azienda trasporti consorziali. A Casalecchio fu demolita la stazione ed abbandonato il sovrappasso ferroviario. Da allora un raccordo collegò il deposito FCV con la stazione FS. Questa E626 è frutto di un cambio che l'FS hanno ritirato allora l'E401 marcato L903 per destinarlo al Museo di Pietrarsa e in cambio hanno dato questo 626. Ora una pagina di storia bolognese. Questa 321 ex società veneta, tipo prussiano T3, fece servizio a lungo sulla Bologna-Portomaggiore e rappresenta l'ultima testimonianza della trazione a vapore sulle linee della Veneta. È stata acquistata dal Comitato Bolognese per il Museo dei Trasporti nell'autunno 1980 dalla ferroferriera Pietra di Omegna per andare a costituire il nucleo di un museo dei trasporti pubblici a Bologna. L'idea di un museo nacque già nel 1977, quando l'ATC promosse una mostra per i 100 anni del trasporto pubblico cittadino. Poi, nel 1979, questa iniziativa fu sostenuta dalla costituzione di un comitato per la storia di ferrovie e tranvie. Nel 1980 la provincia accettò il progetto e così, con sostegno di appassionati e studiosi, si iniziò a raccogliere i primi rotabili. Con la trasformazione nel 1938 della FCV in corrente continua a 3000 volt, furono immesse in servizio 5 elettromotrici con altrettante rimorchiate pilota, realizzate dalla Piaggio in acciaio inox ondulato, con struttura leggera capace di una velocità di 70 km all'ora. Con l'arrivo del traffico passeggeri nel 1967, elettromotrici rimorchiate vennero cedute alla LFI di Arezzo. Anni fa una coppia venne riacquistata. La rimorchiata R14 è oggi nell'ex deposito della Bologna Malalbergo, prossimo alla stazione centrale.
mentre questa elettromotrice M5, qui ricoverata, è rimasta gravemente danneggiata da un incendio, forse vandalico. Questo 911 è un Badoni, originariamente marcato L23, cassa tipo Breuer, anno 1941, nato con motore Fiat da 30 kW a metano, dal 1954 con motore diesel Fiat da 40 kW. Questo APT L24, marcato L912, del 1974, è un diesel anno 1928, rodeggio C, costruito per la società Niene di Ferrara. Ed ecco dalla ferrovia Mantova-Peschiera, soppressa il 30 aprile 1967, che venne acquistato nel 1968, questo piccolo diesel a cabina centrale, in origine D11, rinumerato L25 e definitivamente L913 nel 1975. Prestò servizio anche ad Imola, su un tratto superstite della linea SAF per Pontanelice. In cambio la SAF cedette una Solvio, l'L914, per le tradotte da Vignola a Confine. Tram, modello Bologna, tra l'altro recuperato in un deposito della Steffer a Roma. Aveva il numero di servizio 218 e fu la vettura incaricata il 3 novembre 1963 di compiere l'ultima corsa dei tram cittadini bolognesi. Il secondo dei locomotori elettrici costruiti dalla Stanga di Padova e dal TIB nel 1938, potenza 320 kW, velocità 60 km all'ora. Macchine Boxcab GE400 ne furono costruiti tre dalla Savigliano per l'apertura nel 1929 della Aosta Pré-Saint-Didier, inizialmente neri dal 1935 poi in Castano Isabella, potenza installata 560 kW. Sulla Aosta Pré-Saint-Didier la trazione elettrica fu soppressa nel 1968 e le E400 accantonate a Torino furono acquistate dalla FCV nel 1971.
prendi a giochi il carro? Segnali di ripresa sulla FCV ce ne sono. La scorsa estate è stato sostituito l'armamento fra Bazzano e Savignano con la posa di rotaie da 50 kg metro su traverse di blocco, come già in opera su altri tratti della linea verso Vignola. Ai lavori ha provveduto la cooperativa Brescianti di Fano. Anche il traffico merci in ripresa. È in vigore un nuovo computo tariffario molto più favorevole. Già una ditta siciliana di Lentini ha stipulato un accordo per l'inoltro a Vignola di carri di arance e stiamo vedendo lo scarico di un carro della Siderpali, una ditta di Crespellano, anch'essa nuova cliente FCV. Per il futuro il progetto è per una metropolitana in superficie Vignola-Bologna-Portomaggiore in unione con la linea FVP per mezzo di un passante ferroviario attraverso il nodo di Bologna Centrale. Adesso hanno fatto un po' degli avvisi, questo poi addirittura si passa al locomotore. Se qua i franchi non esistono, qui non è neanche.